si vede c'è molto entusiasmo e questa cosa non può che veramente confortarci. Quindi ringraziamo veramente tutti, specialmente i presenti, vediamo che nei presenti ci sono sindaci, candidati, c'è gente in cui crede fermamente che è un cambiamento. E partiamo dal principio che questo referendum è molto importante per noi, specialmente per tutti, per la questione del lavoro. Credere veramente e ricominciare a parlare di lavoro, chiedendo su questi due referendum un sì, è veramente dare una svolta a questo paese. Incominciamo con il primo intervento. Prima di tutto voglio presentarvi il tavolo della presidenza. Abbiamo il nostro segretario provinciale Raffaele Mammoliti. Abbiamo il nostro segretario regionale Angelo Sposato. Enzo Scalese della segreteria provinciale della CGIL di Calamandaro. E abbiamo qui il nostro segretario della CGIL nazionale, Vincenzo Colla. Adesso passiamo la parola al nostro segretario provinciale Raffaele Mammoliti. Sì. Vabbè compagni, intanto buonasera a tutti e grazie di questa straordinaria e positiva partecipazione. In questi mesi abbiamo lavorato, abbiamo costruito un momento di riflessione, di analisi, di valutazione rispetto al contesto e alla fase, perché ritenevamo giusto che il gruppo dirigente, che il corpo dell'organizzazione assumesse la giusta e la piena consapevolezza rispetto agli appuntamenti e alle scadenze che noi abbiamo davanti, perché solo con la consapevolezza giusta probabilmente riusciremo a portare avanti un'azione e un'iniziativa che ci porterà ad avere degli obiettivi molto concreti. Io credo che la risposta positiva di questa sera, e ringrazio naturalmente i territori, le categorie, i servizi, i compagni e le compagne, qualche delegazione anche fuori di questo territorio, credo che sia la dimostrazione più emblematica, di come la nostra organizzazione vuole fare della partecipazione il fulcro di una vera democrazia e di un vero confronto che vogliamo aprire in tutto il paese. La risposta di questa sera è un viatico molto positivo che aiuta, che ci fa ben sperare, perché il senso della partecipazione, l'impegno che noi questa sera vogliamo lanciare e che in tutto questo territorio dispiegheremo azioni, iniziative in tutti i luoghi di lavoro, nei comuni, nelle piazze, fino a quando il governo non si decide appunto di fissare la data per le elezioni per i nostri presidi referendari. Io naturalmente non voglio esimermi, anche se lo faccio in maniera molto, molto veloce, della riflessione che credo dobbiamo tutti quanti fare rispetto al contesto e alla fase che purtroppo viviamo. Noi siamo in presenza di cambiamenti imponenti e secondo me non è nemmeno esagerato parlare di cambiamenti epocali. È cambiato tutto, è cambiata la struttura produttiva, economica e sociale del paese, e dentro questi cambiamenti abbiamo subito, come sindacato confederale ma in modo particolare come CGIL, un attacco violento, un attacco virulento che voleva colpire al cuore il ruolo e la funzione di rappresentanza sociale
del sindacato confederale. E poi le politiche economiche e sociali che sono state messe in campo, tutte incentrate al rigore e all'austerità, non hanno affrontato i problemi della crisi ed hanno acuito le tante diseguaglianze che purtroppo ci sono nel nostro paese. Il mantra che ci hanno propinato in questi anni, questa nuova pedagogia sociale che non esiste più la collettività, che esistono gli individui e ognuno deve fare da sé, noi l'abbiamo rigettato, lo respingiamo e riteniamo queste politiche assolutamente sbagliate, perché hanno indebolito, perché hanno frantumato, perché hanno destrutturato l'impianto delle tutele dei diritti che faticosamente in questi anni siamo riusciti a costruire. E dobbiamo avere anche qui l'onestà di dire che gli ultimi 20 governi di centro-sinistra e di centro-destra hanno seguito questo andamento di smantellamento, di frantumazione dell'impianto delle tutele dei diritti. E se vi consentite, senza impegnare l'organizzazione, una mia considerazione personale, penso che il precedente governo, con una supponenza culturale, istituzionale senza precedenti, ha osato dove governi di centrodestra non avevano osato e si erano fermati. Basta ricordare questa storia, la grande manifestazione a marzo, il 22 di marzo a Roma, nel 2002, sull'articolo 18, quel governo di fronte a 3 milioni di cittadini, di uomini e donne che scendevano in piazza per gridare a quell'attacco violento dello smantellamento dell'articolo 18, quel governo si fermò. Il precedente governo, di fronte alla manifestazione che facemmo a Roma il 25 di ottobre, rispetto allo sciopero generale del 12 dicembre, senza guardare in faccia nessuno quelle che sono le istanze che provengono dal mondo del lavoro e delle organizzazioni sociali, va avanti e va nel job act, determinando uno smantellamento forte di tutto l'impianto delle tutele e dei diritti. Ebbene, noi come CGL abbiamo reagito a questo stato di cose, non siamo stati fermi. Abbiamo reagito e abbiamo raccolto nel paese, grazie al lavoro meticoloso dei compagni, delle compagne, dei militanti, delle RSU, delle categorie, delle camere del lavoro, 4,5 milioni di firme, che sono una grande organizzazione, la più grande organizzazione sociale del paese capace di raccogliere. E abbiamo presentato una proposta di legge di iniziativa popolare, la Carta dei diritti universali, che vuole riscrivere il diritto del lavoro in questo paese. Abbiamo presentato la proposta in Parlamento e accanto alla proposta abbiamo raccolto le firme per porre 3 quesiti referendari: l'articolo 18, quello sui voucher e quello sugli appalti. Come sapete, quello dell'articolo 18 non è stato ammesso dalla Corte, ma per quanto ci riguarda rimane l'impegno e questo orizzonte politico-culturale importante che è la Carta dei diritti universali di Parlamento. Sugli altri 2 sono stati, diciamo, accolti e su quelli noi naturalmente lavoreremo perché il governo fissi la data in modo tale da poter tenere le elezioni. E purtroppo dobbiamo dire, lo dico veramente con dispiacere, perché chi vi parla non è certo agnostico alla politica, in questo momento le forze politiche, le forze istituzionali sono impegnati per fare riforme di legge elettorale o di altre valutazioni, disattendendo quella che è la priorità principale del paese, che per quanto ci riguarda è il problema del lavoro. Quindi noi ci siamo attivati, ci stiamo attivando, perché anche in questo territorio vogliamo chiamare e confrontarci con i parlamentari di questo territorio, perché io penso che chi viene eletto a rappresentare il popolo deve dare conto delle proprie scelte, di come si comporta in Parlamento, di come vota sulla condizione materiale degli uomini e delle donne che noi vogliamo
rappresentare. Poi chiederemo, così come ci è stato indicato in collaborazione con la CGIL regionale, un incontro al prefetto per portare, come ci è stato annunciato, la lettera della nostra segretaria generale, e perché il prefetto possa intervenire sul governo per sollecitarlo affinché si fissi la data. Devono saperlo, la CGIL non si fermerà se non in presenza di risultati concreti ed esigibili che risolvono e affrontano i temi che sono alla base della nostra rivendicazione. Continueremo con impegno, con determinazione, per affrontare nodi importanti, diciamo, che abbiamo posto con questi due quesiti referendari. I voucher che praticamente hanno ormai sono stati utilizzati in maniera abnorme per sostituire lavoratori a tempo determinato, per sostituire lavoro strutturato. Noi non siamo contrari ai lavori accessori, ai lavori occasionali, ma qui c'è stato un utilizzo abnorme e diverso di quello che era lo spirito originale dei VAT. E quindi noi riteniamo che attraverso uno strumento contrattuale bisogna costruire una condizione anche che abbia una ricaduta dal punto di vista assicurativo e contributivo. E lo stesso vale sugli appalti. Noi vogliamo che il lavoratore che lavori con l'impresa committente, con l'impresa subappalto e con l'impresa subappaltatrice abbia gli stessi diritti e le stesse tutele. E noi chiediamo ancora che quando c'è il passaggio di appalto, quando si cambia e viene un'aggiudicazione nuova, i lavoratori non possono stare con il patema se la nuova impresa, se la nuova azienda garantirà ancora la possibilità di continuare a lavorare o garantirà la stessa quantità di ore, diciamo, che prima si svolgeva. Quindi noi riteniamo che ci debbano essere le stesse tutele, gli stessi diritti e soprattutto la clausola sociale che garantisca, anche in presenza di cambi di appalto, la garanzia della prospettiva occupazionale e la garanzia dell'orario e dell'orario di lavoro. Bene compagni, io credo che con queste operazioni, con i referendum e con la legge con la proposta di legge di iniziativa popolare sulla Carta dei diritti universali, noi gli uomini e le donne di questa grande organizzazione sindacale riscriverà il diritto del lavoro di questo paese. E lo facciamo consapevoli che ci troviamo di fronte, e la voglio fare a voce alta questa riflessione, di fronte ad uno sconquasso della politica. E noi però, la più grande organizzazione sociale del paese, non può liquidare questo problema del rapporto con la politica in maniera facile, lo dico come riflessione aperta, perché nella storia di questo paese, quando la battaglia sociale si è sposata, è riuscita a costruire convergenze con la battaglia politica, siamo riusciti tutti quanti ad avanzare, a rappresentare meglio e di più le condizioni dei meraviglianti e dei lavoratori. Questo purtroppo in questo paese ormai non esiste più. E allora bisogna lavorare, io la dico in questo modo, per costruire una fase più avanzata in cui la battaglia sociale deve trovare una convergenza e una sponda politica delle forze che siedono nei luoghi dove si assumono le decisioni. Perché altrimenti, compagni, guardate, noi ci dobbiamo interrogare perché 5 milioni di iscritti non riescono ad influenzare, non sono riusciti ad influenzare come volevamo le scelte politiche ed economiche del governo precedente. E perché se insieme ai nostri 5 milioni di iscritti aggiungiamo anche quelli di Gisle e di Will arriviamo a 10 milioni, cioè un poco, non riesce ad influenzare le scelte economiche e sociali che un governo mette in campo? Riteniamo che sia un problema solo del governo? O dobbiamo anche noi riflettere sulla efficacia delle azioni e delle iniziative che mettiamo in campo? Questo è un tema aperto, compagni, lo voglio dire a Vincenzo, su cui poi naturalmente mi consentirete di fare alla fine due considerazioni sugli auguri che io voglio fare per questo nuovo incarico. Questo è un tema aperto, noi dobbiamo sapere, perché se l'opzione è che ci dobbiamo vedere tutto noi,
con la sola battaglia sociale io credo che dovranno cambiare anche i termini dell'azione rivendicativa e dell'azione di iniziativa di mobilitazione che mettiamo in campo. Se invece riusciamo a costruire nel giusto equilibrio, con la giusta autonomia, guardate che però per quanto mi riguarda l'autonomia non significa agnosticismo politico, l'autonomia non significa indifferenza, l'autonomia significa discutere, ragionare, e la nostra autonomia ci deriva dal programma fondamentale, dalle proposte che noi abbiamo nella nostra azione rivendicativa. Quindi noi dovremo lavorare perché questa battaglia nazionale possa rappresentare un'occasione anche nei nostri territori e nelle regioni, un momento di confronto a tutto campo, perché bisogna, e questo è anche il messaggio importante che volevamo lanciare stasera, che le battaglie nazionali, i presidi referendari, il diritto alla riscrittura del diritto al lavoro, l'impianto delle tutele dei diritti, queste battaglie si debbono sposare pienamente con i problemi di questo territorio, dallo sviluppo produttivo al lavoro, ai servizi, ai problemi della sanità. Questi due aspetti si debbono coniugare e devono stare insieme nell'azione che noi abbiamo intenzione di portare avanti. Devo dire che noi siamo impegnati sul fronte del governo regionale ad un confronto a più tavoli, e su questo bisogna dare atto ad Angelo, che sin dalla sua elezione ha impresso questa volontà comune di costruire un rapporto unitario con CISL e per aprire un'interlocuzione più stringente con il governo regionale. Abbiamo fatto degli esecutivi, abbiamo fatto delle riflessioni, abbiamo definito un percorso, ma io penso che sia arrivato il momento, senza grandi proclami, di dire bene i report, bene il raggiungimento di target di spesa, ma vogliamo capire quali sono le ricadute reali sul lavoro, sullo sviluppo produttivo di questo territorio, perché spendere risorse e raggiungere target di spesa che cosa significa in una terra dove il 50% della disoccupazione, e quindi da questo punto di vista abbiamo chiesto che nei fondi comunitari ci deve essere la tracciabilità per capire, per monitorare le risorse che si spendono, che cosa quale sviluppo produttivo, quale occupazione, quale crescita, quale miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro delle persone che rappresentiamo. Ebbene, nessuno critica il fatto, che un governo possa fare dei record per dare conto della propria azione, ma noi vorremmo appunto che questi obiettivi, il deficit di diritti di cittadinanza, il deficit di sviluppo produttivo, potesse trovare risposte concrete, risposte esigibili rispetto all'azione di governo che viene messa, in campo. E quindi, come dicevo, noi anche in questo territorio, su questa impostazione della CGL regionale, di questo rapporto unitario con il governo, stiamo individuando, stiamo ragionando, stiamo proponendo alla città, al territorio, alcune priorità fondamentali, a partire dalla questione delle infrastrutture, che è un aspetto imprescindibile e fondamentale per qualsiasi azione di sviluppo. Eppure in questo territorio interagiscono e agiscono una serie di opere infrastrutturali che possono e che non sono neutrali rispetto al mondo, perché possono determinare condizioni reali di crescita e anche di sviluppo. Mi riferisco alla 106, mi riferisco alla trasversale, alla metropolitana, alla struttura che è prevista dal patto per la Calabria, che dovrebbe collegare Catanzaro Lido, Germaneto, Nicastro, la stazione di Lamezia e l'aeroporto, e poi lo strumento urbanistico, che è uno degli strumenti fondamentali per una città, per la vivibilità dei cittadini, per i servizi, per le condizioni materiali delle persone, e lo sviluppo produttivo che deve passare per tutti i settori. Noi abbiamo in questo territorio 26.000 aziende, imprese, che toccano tutti i settori, dal settore primario, dall'agricoltura, su cui registriamo oggi
dei dati della Svimez per quanto riguarda una produzione positiva, ma abbiamo il problema purtroppo dell'export, perché la quantità che riusciamo a produrre non riusciamo a collocarla nei mercati fuori dai confini regionali. E così sulle altre problematiche, sulla sanità, sul sociale, che poi lavoreremo per tenere insieme, non per essere due momenti separati. E come anche valorizziamo una delle infrastrutture più importanti, secondo me, di questo territorio, che è l'aeroporto internazionale di Lamezia Terme, su cui noi abbiamo chiesto e chiediamo, così come è stato riflettuto a livello regionale, che c'è bisogno di costruire una società unica in questa regione. Con tutto il rispetto per il nostro segretario generale, non il quarto aeroporto a Castrovilla, non serve il quarto aeroporto a Sibari. C'è bisogno invece di una società unica che gestisca i tre aeroporti che ci sono e che riesca a determinare, ad attrarre anche una nuova realtà, una nuova condizione che è già molto positiva, passando anche, diciamo, i prezzi, perché per andare a Roma oggi diventa più complicato e più difficile di quanto non lo fosse qualche mese fa. Quindi, come vedete, compagni, io lo dico con questa determinazione: in questo territorio ci sono criticità come ci sono nella Calabria e nel paese, ma ci sono anche grandi opportunità. Noi non possiamo sempre soltanto pensare, come dire, dicendo che ci sono solo le criticità vanno affrontate, ma le opportunità che ci sono vanno valorizzate. Noi dobbiamo avere questa visione: affrontare le criticità per affrontarle e per risolverle, e valorizzare le opportunità che ci sono, perché sono opportunità importanti e non sono per nulla neutrali rispetto allo sviluppo produttivo, alla crescita e alle condizioni di miglioramento di vita delle persone che appunto vogliamo rappresentare. Ecco, su questi temi noi, e mi avvio alle conclusioni, vogliamo aprire questo percorso di lavoro. Vogliamo dispiegare un'azione diffusa in tutto il territorio provinciale. Noi abbiamo lanciato l'idea a Vincenzo di costruire, abbiamo pensato ai comitati, diciamo, per i 100 comitati che avevamo lanciato, oggi vengono chiamati gruppi di sostegno, perché è il comitato unico che è quello nazionale. Ma noi costruiremo questi gruppi di sostegno in tutti gli 80 comuni della nostra provincia. Ed immaginiamo, Vincenzo, dei gruppi di sostegno aperti alla società, al mondo della cultura, aperto e animando un dibattito con la politica, con le istituzioni, non solo con il nostro patrimonio di riferimento istituzionale, di riferimento tradizionale, che sono i delegati del Sud, ma una discussione aperta, perché credo che l'elemento principale è quello di veicolare l'informazione giusta, perché spesso non c'è l'adeguata informazione, quindi la piena consapevolezza di che cosa producono le scelte che sono state date da questo governo. Ecco, io penso che con questi temi noi dovremo fare i conti, con i temi del lavoro, con la condizione materiale delle persone, con la realtà di questo territorio e con le dinamiche regionali. Noi vogliamo essere non attenti osservatori acritici, ma protagonisti veri, per orientare il destino e la prospettiva dello sviluppo e delle dinamiche che si caratterizzano in questa nostra realtà. Ed infine, per concludere su questo, noi pensiamo, così come ha fatto bene anche la CGL regionale con le azioni reiterate che su questo tema sta determinando, riteniamo che queste condizioni, senza l'affermazione dello Stato di diritto, senza la legalità, non riusciranno ad avere le giuste ed efficaci soluzioni che noi auspichiamo. Dobbiamo assumerla questa consapevolezza, come CGL l'abbiamo assunta, ma la dobbiamo diffondere nell'insieme della società, che la legalità è l'unico strumento, è l'unica via che ci consente di garantire tenuta democratica, crescita civile e sviluppo produttivo. Ed infine, compagni, consentitemi, questo ve lo dovete consentire, di fare gli auguri a Vincenzo per questo nuovo incarico, perché è la prima volta che lo incontro dopo che è stato eletto nella segreteria. Io a Vincenzo ho avuto modo di conoscerlo,
quando io ero responsabile dell'organizzazione della CGIL Calabria e lui era responsabile dell'organizzazione della CGIL Emilia Romagna, per noi era il riferimento, la voce del Dipartimento di Organizzazione Nazionale. Abbiamo scritto in quella fase quelle famose delibere, le 20 delibere. E poi l'ho incrociato quando presentò il piano del lavoro dell'Emilia Romagna. Io andai per la Calabria e intervenni e dissi che quel piano del lavoro dell'Emilia Romagna rappresentava ed era molto paradigmatico per noi, cioè, e spiegai anche le regioni. Perché quel piano del lavoro si sottoscriveva in una regione in cui la cultura politica di quel governatore, di quel presidente, non so come si chiama, era analogo e simile a quella nazionale, che non voleva parlare con le organizzazioni sindacali, ma lì nella regione però firmano gli accordi con le organizzazioni sindacali. Ed era un dato importante, perché il governo nazionale con noi non voleva parlare, ma lì un governatore di quella stessa matrice culturale e politica ha firmato gli accordi. E poi era paradigmatico, perché credo che il piano del lavoro che noi abbiamo varato con un'intuizione giusta attraverso le regioni, i territori, le diverse realtà settoriali, ecco, noi con quegli strumenti diamo consistenza programmatica e profilo strategico. Che come dice Vincenzo, io sono d'accordo, oggi va aggiornato alla luce dei cambiamenti per fare appunto il piano del lavoro 4.0. Che vi invito a leggere la relazione che ha tenuto Vincenzo su questi aspetti e credo che sia utile e importante per l'insieme dell'organizzazione. Ecco, vi chiedo scusa di questa considerazione per il modo di fare gli auguri a Vincenzo, ma non avevamo avuto modo di incontrarci prima di questa sera. Io credo che uomini del profilo, dell'esperienza, della capacità, della tenacia, della determinazione di Vincenzo possono determinare una fase tumultuosa di cambiamento, perché siamo all'interno di una fase tumultuosa di cambiamento, possono determinare condizioni reali per rinvigorire, consolidare, rafforzare, rilanciare l'azione della più grande organizzazione sociale del paese. E da questo punto di vista noi come territorio, ma come Calabria, non faremo mancare il nostro impegno, la nostra determinazione a sostegno realmente anche di questa nuova fase di cambiamento che abbiamo determinato in Calabria con Angelo e con il gruppo dirigente calabrese, che vorrà essere protagonista vero all'interno delle dinamiche economiche e sociali di questa regione. Vogliamo stare nei processi, vogliamo dare il contributo e vogliamo determinare quelle condizioni che siamo riusciti sempre a determinare per quanto ci riguarda, con questi impegni e con questa determinazione. Per noi non esiste governo al mondo che possa imporre scelte contrastate dai lavoratori e della stragrande maggioranza dei cittadini del paese. Grazie e buon lavoro a tutti. Ringraziamo tantissimo il nostro segretario Raffaele Mammoliti, di cui nella sua relazione ci ha dato e ci ha trasmesso la consapevolezza che anche noi, come lui ha rimarcato, dobbiamo prendere fortemente l'idea che questi referendum dobbiamo vincerli. Anche andando sui referendum porta a porta, tornando veramente a fare una politica seria del lavoro. Ci associamo anche noi, penso tutti, agli auguri fatti al segretario. E vorrei iniziare il dibattito partendo dalla compagna Emanuele Arena, eletta, neoeletta di nuovo con un ottimo risultato nell'RSU dei call center a Bramo. E logicamente anche questo, no? Dimostra, cioè, di quanto noi vogliamo che la parola venga data a chi vive realmente i problemi quotidianamente.
e sul territorio e anche personalmente. Quindi non può che veramente soddisfarci. Emanuela, a te la parola. Buonasera a tutti, sono Emanuela Rello, adesso per la SNC, Abramo e Customer Care. Abramo, Customer Care, per esempio, è un settore che è ormai una realtà molto più importante, non solo a livello regionale, ma anche a livello nazionale. Scusa solo un attimo. Allora, gli interventi, le iscrizioni agli interventi sono aperti per chi vuole intervenire. Gli interventi avranno una durata dei 7 minuti, va bene? Dicevo che ormai Abramo è una realtà molto importante non solo a livello regionale, ma anche a livello nazionale e anche internazionale. Il settore del call center è uno dei settori più legali di impatto sono all'ordine del giorno del gioco, quanto appunto i call center di aziende appaltatrici, le cosiddette commesse. Per piacere, un po' di silenzio, sta parlando la compagna. Aziende appaltatrici che purtroppo non avendo alcuna responsabilità, quindi poi sull'operato dei lavoratori che lavorano in queste aziende di call center, emettono sempre più gare al ribasso che permettono quindi, a chiamiamoli così, ad imprenditori scellerati che non hanno alcun scrupolo ad acquisire queste commesse e a farle lavorare a lavoratori sottopagati e soprattutto sepoltati. Sono lavoratori e sono anche colleghi che purtroppo oggi nel 2017 non hanno neanche il diritto alla malattia. Sono colleghi che lavorano in cuffia 10 ore al giorno per meno di 2 euro all'ora, lavoratori che non vengono sottopagati e lavorano in condizioni disumane, anche in condizioni toscane o anche in sgabuzzini, e sono realtà che purtroppo anche nella Calabria esistono. Io credo che il sì per quanto riguarda la responsabilità degli apporti sia fondamentale. La conquista dopo anni di lotte, soprattutto nel nostro settore per quanto riguarda le clausole sociali, se questo sì non potesse passare non avrebbe alcun senso, perché non porta appunto a quella concretezza che la legge sulle clausole sociali ha voluto dare, quindi con lo spostamento delle gare di appalto, quindi con la perdita di una commessa tra un'azienda e l'altra. L'articolo 3 della Carta dei diritti, secondo me, dovrebbe essere inserito proprio nella Costituzione italiana come diritto fondamentale, perché cita testualmente: ogni persona ha diritto a un lavoro decente e dignitoso che si svolga nel rispetto della professionalità e condizioni di lavoro eque. Io non voglio sentirmi dire che sono una privilegiata perché ho un contratto a tempo indeterminato, perché comunque dipendo da una commessa che è a tempo determinato. Quindi è importante questo sì sulla responsabilità solidale negli appalti. Penso soprattutto anche ai colleghi di Armaviva che sono costretti ad accettare un accordo scellerato che azzera completamente i diritti che i nostri padri hanno conquistato in tutti questi anni. Penso che lo Stato deve, non dovrebbe, ma deve tutelare i lavoratori, non incitare le aziende o i datori di lavoro a vendere la dignità e rispetto di qualsiasi lavoratore, perché casi come il ragazzo di Udine che ha 30 anni suicida, io credo che sia veramente scandaloso per un paese che si reputa democratico e che si reputa un paese avanzato. Lo Stato non deve quindi istigare al suicidio, ma emergere e punire soprattutto chi non ha rispetto per il lavoro e chi non ha rispetto soprattutto per i lavoratori. Un compagno qualche anno fa affermò che non si risana il paese sulla pelle dei lavoratori. Io credo che questa affermazione purtroppo nel 2017 sia ancora non attuale, attualissima, e dovrebbe farci riflettere senza fare troppa filosofia, perché chi vuole convincerci che nulla può cambiare vuole soltanto un altro schiavo al suo fianco. Per tutti questi motivi io sono convinta del mio sì e del vostro sì, non solo al quesito dei voucher, ma soprattutto sì anche al quesito degli appalti, quindi sulla responsabilità solidale degli appalti. Quindi con due sì, sì, con due sì tutta un'altra Italia. Grazie, scusate le emozioni. Ti ringraziamo Emanuela del tuo contributo.
E adesso passiamo la parola ad Angelo Favo dello SPCGL. C'è qualcun altro che si deve iscrivere? Salve. Salve. Ho cercato di essere una brava persona. Non sto parlando di me. Sto parlando dell'inizio di quella lettera che Michele ha lasciato ai loro genitori, che purtroppo è rimasta senza alcuna risonanza perché è frullata dalla settimana sanremese e dentro a uno spazio di 5 minuti in uno di quegli spettacoli da tavolo che pure la televisione ci offre. Io vi consiglio di leggerla tutta quella lettera, è lunga, è drammatica, ha un contenuto che io, che appartengo a quella generazione chiamata del 68, non avrei mai pensato di dover leggere, perché speravo di poter allora contribuire, così come cerco ancora insieme a voi che siete qua a fare, ad avere una società nella quale nessuno, proprio nessuno, fosse costretto a tribolarsi per trovare una minima condizione di lavoro, non un'aspirazione a che, ma una minima condizione di lavoro. Eppure noi siamo in questa società. Allora io vi inviterei, io in questa sala ci sono stato 2 o 3 giorni prima della scadenza del 4 dicembre, per un'altra tornata referendaria. Ecco, io vi inviterei a mettere insieme le cose che sappiamo. Non sono presuntuoso dal punto da pensare di dirvi cose che voi non sapete. Voi le sapete già, come le sono. Quando noi scriviamo tutta un'altra Italia, ci rendiamo conto che se non prendiamo una capacità di consapevolezza per aggregare consensi ampi intorno alla necessità di rompere quello che sta avvenendo, l'altra Italia che verrà, malgrado i nostri sforzi, sarà peggiore. Pensiamo un po' ai dati della demografia. Il nostro è un paese dove il 30% e più è oltre i 60 anni. Auguri a tutti noi e buona salute. Dopodiché un'altra Italia pensata per gli anni che verranno vuol dire un'altra Italia con giovani che, aspirando ad inserirsi, possono essere di quell'Italia degli anni che verranno. Quali sono i giovani e quali condizioni vivono? Noi siamo qui anche per discutere di questo. C'è un'Italia, c'è un paese, c'è una formazione culturale dilagante che noi purtroppo, io dico noi di sinistra, abbiamo anche purtroppo, credo anche inconsapevolmente, pure alimentato. E cioè non abbiamo saputo accompagnare alla caduta delle ideologie il mantenimento fermo, deciso, dei valori che dentro quelle ideologie pure c'erano state e che le avevano animate. Noi non abbiamo più vissuti presenti, visibili, valori di solidarietà, di lealtà.
di sacrificio accompagnato alla necessità di capire che va rispettato l'altro. Noi abbiamo ingannato noi stessi pensando che merito e competizione fossero i due grandi traguardi moderni, oltretutto non rendendoci conto che merito e competizioni hanno assunto via via significati strumentali per l'affermazione individualistica in una società che darwinianamente sta selezionando una specie. Allora noi abbiamo bisogno di mettere insieme i dati della demografia con quelli della ricchezza che pure noi conosciamo. Io lo so, avevo scritto che poi mi lascio prendere dal braccio. Noi sappiamo qual è la distribuzione della ricchezza. Sappiamo, lo leggiamo, l'1% della popolazione possiede più del 16% della ricchezza nazionale, l'1%. Il 20% dei nostri concittadini, degli italiani, possiede il 60% della ricchezza. Questo non sarebbe niente se ci fosse una condizione di crescita continua. È una, tra virgolette, riproporzionalità della ricchezza. Il problema qual è? Che se si cresce con un po' di sviluppo, un po' di ricchezza, le diseguaglianze continuano a crescere. Se la situazione economica peggiora, le situazioni e le diseguaglianze per quei ceti sociali peggiorano ancora. Il problema qual è? È che bisogna radicalmente impostare un ragionamento sulla redistribuzione della ricchezza, dalla quale soltanto può discendere poi la tutela dei diritti e la conseguenziale riduzione delle enorme, grave diseguaglianza sociale che siamo costretti a vivere. Altrimenti noi possiamo darci tante parole d'ordine bellissime, possiamo fare tanti sforzi bellissimi, ma se non accompagniamo questi ragionamenti sui voucher, ho finito, e questi ragionamenti sulle norme da rivedere negli appalti, secondo voi quante saranno le persone che qui nei nostri paesi, con l'80% dei ragazzi disoccupati, quante saranno le persone che si coinvolgeranno alla partecipazione al referendum e poi a sostenere i due sì che noi vogliamo? Allora finisco, io credo che abbiamo la necessità urgente di riempire questi facsimili di parole più chiare, radicali, che diano immediatamente la sensazione che noi non possiamo più accettare che la distribuzione della ricchezza avvenga con questo tipo di modalità. Grazie. È vero, anche la preoccupazione di tutti noi è proprio questa, la disoccupazione dei giovani, l'uso è veramente abusato che si è fatto dei voucher, la questione degli appalti. Per questo dobbiamo essere molto più concreti sulla questione dei voucher e degli appalti di questi referendum. Adesso passiamo la parola a Prestamo Domenico, Prestamo, lavoratore del Banco di Napoli. Vi raccomandiamo con i tempi, così possono intervenire di più persone. Allora, compagni, fermo restando che sarà, come dire, saremo tutti noi impegnati fino allo spasimo perché i due referendum che abbiamo indetto, perché i due referendum che abbiamo indetto abbiano il risultato che tutti quanti, cui tutti quanti stiamo lavorando, penso che va fatta una riflessione un po' più profonda sulle cause di questa disoccupazione di massa.
il problema va capito fino in fondo, cioè le 8 ore di lavoro sono state ottenute nel 1890, quando lavoratori americani furono fucilati dai poliziotti perché chiedevano le 8 ore. È costato, cioè, per dire, niente, come dire, i diritti sociali non sono stati una passeggiata, non sono stati un pranzo di carne. Quindi per ottenere qualcosa qualcuno ha dovuto lottare, qualcuno ci ha lasciato anche la pelle. Allora io vi chiedo, se facciamo caso, qual è il livello della tecnologia e del progresso scientifico nel 1890 e lo affrontiamo a 127 anni di distanza, il 1° maggio per questo viene ricordato, e potete scegliere tutte una, no? Cioè, se vogliamo la piena occupazione non prendiamoci per i fondelli, non si può continuare a lavorare 8 ore se non c'è un dividendo sociale della scienza e della tecnica, che è un prodotto collettivo dell'intelligenza umana e non appartiene a 4 stronzi, non può appartenere a 4 stronzi, perché se non focalizziamo questo ci prenderemo per i fondelli noi stessi. Cioè, o prendiamo atto che c'è una rivoluzione in corso che travolgerà tutti quanti quelli che aspetteranno passivamente che tocchi a qualcun altro, perché poi io intanto mi salvo da solo, no? Non ci si salva più da soli. Questi sono dei tempi che a me ricordano il 1789, quando la vecchia nobiltà, una classe debosciata, squallida, eccetera, fu soppiantata dalla borghesia. Ma se noi guardiamo oggi, l'oggi, quella stessa borghesia è diventata peggio di quella nobiltà del 1789. Sono tempi di rivoluzione. Sono tempi di rivoluzione e i giovani devono prendere in mano il loro futuro. Altrimenti con la robotica non ce ne sarà per nessuno. Allora, la vera rivoluzione è questa: lavorare di meno e avere il diritto a vivere, la dignità di vivere. Non è possibile che ci siano degli stronzi che coordinano il lavoro di tante formichine che lavorano, che guadagnano 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 volte rispetto a chi tira la carretta. Questo non è accettabile. Questo grida vendetta davanti a Dio e davanti agli uomini, come direbbe qualcuno. E allora, o noi riusciamo, anche come sindacato, perché è inutile si dice ma il sindacato non fa politica, non è vero. Ogni essere umano fa politica, come diceva Aristotele, siamo animali politici, siamo animali che vivono insieme agli altri, e solo insieme agli altri riusciremo a dare una svolta al futuro, altrimenti siamo tutti finiti in mano a 4 delinquenti che pensano che loro hanno diritto, sono gli eletti del Signore, gli unti del Signore, e tutti gli altri possono anche fare gli schiavi. Questo non è accettabile, bisogna ribellarsi, avere il coraggio di ribellarsi. I giovani devono prendersi in mano il loro futuro. Guai se non lo fanno. E mi ha fatto molto piacere la testimonianza della ragazza del call center. È vergognoso. Io cerco di essere sempre gentile quando mi contattano dai call center per passare da Enel Energia a Enel Mercato Libero e tutte queste cavolate qua. Cioè, ma non per altro, anche se so che sono sempre delle formule per cercare di fregarti, perché quando ti fanno un'offerta già sanno che ti hanno già profilato, sanno già che praticamente ci stai rimettendo, altrimenti non te la fanno la proposta. Quindi veramente io mi metto nei panni di quei ragazzi che per portare a casa 500-600 euro praticamente devono stare lì a importunare, perché si rendono pure conto loro, cioè arrivano a casa distrutti anche per il tipo di lavoro che sono costretti a fare per sopravvivere. Ieri ho visto un pezzo di come è andata a finire la Grecia, parlavano della prostituzione in Grecia. Ragazzi, praticamente veramente ci trattano peggio di gente che si prostituisce per niente, cioè è vergognoso, cioè non può essere questo il futuro dei nostri figli, di chi viene dopo di noi. Ma che, cioè voglio dire, tutti quelli che abbiamo creduto, io al 68, io sono della generazione del 77, ma per che cosa abbiamo lottato se praticamente poi questi sono i risultati? E allora io dico, poiché a livello parlamentare non c'è nessuna forza politica al di là
di false cose di circostanza che servono solo per mantenere bella calda la loro poltrona. È vergognoso, da quando non c'è più, diciamo, dal vecchio PC, tutti sti mal di pancia, tutte queste cose, e gente squallida. Bisogna però non dimenticarsi da chi si era, chi si è, e bisogna rilanciare l'azione proprio di marxista, proprio di riprendersi il futuro. Quella gente va tutta quanta mandata a casa con le buone, possibilmente con le buone. Nessuno vuole essere violento, però se ne devono andare, dobbiamo mandarli noi. E se del caso dobbiamo rimboccarci noi le maniche, scendere in campo noi come CGL, alcuni compagni si dovranno candidare, dovranno essere la nostra sponda in Parlamento, altrimenti noi con questa gente, ma dove cavolo andiamo? Siamo solo, la CISL, la GUIL è un pochino più vicina, ma fondamentalmente ancora, ma vi sembra serio che nel 2017 ci siano tante sigle a rappresentare che è il cavolo, ma se i lavoratori sono sempre quelli, voglio. Cioè, vogliamo fare un unico sindacato con tutte le sensibilità possibili e immaginabili, ma voglio dire, uniti si vince, divisi ci fanno veramente muliche, come se ci fanno, ci riducono a brandelli. Dobbiamo essere un'unica forza, e se non ci sono in Parlamento le persone serie che rappresentano il lavoro, e il lavoro significa veramente lavorare di meno, dare a tutti la possibilità di vivere con dignità del lavoro. Non è possibile che teniamo, come dire, fuori dal mercato del lavoro il 40% dei giovani, ma siamo pazzi. E poi qualcuno deve schiattare fino a 70 anni in modo che magari nemmeno prende la pensione. Ma che sono follie, ma dove vogliamo andare? E poi... merito e competizione, io non sono contrario al merito e alla competizione, però non è possibile pensare solo a chi al primo, al secondo, al terzo premio, e tutti gli altri che fanno, si danno un colpo in testa. Tutti quanti hanno diritto di poter avere una chance, e quindi pur riconoscendo i meriti a chi li ha, tutti gli altri devono però sentirsi parte di un tutto, non si possono escludere gli altri. Vi saluto. Adesso passiamo la parola al segretario regionale Angelo Sposato. Grazie a voi, diamomi 7 minuti, voglio essere anch'io rigoroso. Grazie a voi per questa bella serata, grazie ovviamente ai compagni e alle compagne della Camera del Lavoro di Catanzaro Lamezia, grazie a tutti voi che siete qui, grazie a Vincenzo Colla che questa sera fa una prima uscita in Calabria con la nuova veste. È bella questa serata perché possiamo dire che ancora fischia il vento, sì, io penso che lo possiamo dire, perché credo che già il 4 dicembre nel sud ha fischiato un po' di vento del sud rispetto a quello che è stata la difesa della Costituzione, e credo che quel vento non è ancora sopito. Io credo che quel vento sia un vento che anche questa sera dimostra che è vivo, come viva la CGL e come vivo il sindacato confederale, perché noi stiamo cercando di fare anche un lavoro per la Calabria e per il Sud a livello confederale. L'altro giorno abbiamo fatto un passaggio al Senato per cercare di far capire al governo che se non investe nel Mezzogiorno, non investe nella Calabria, questo paese non ha futuro, non cresce. Quindi non ci sono soluzioni anche per questo governo se non investire nel paese, nell'unità del paese. Se si devono fare politiche di investimento, se si devono fare politiche per la crescita del paese, si sappia che se il paese non investe nel Mezzogiorno non aggancia la ripresa, non aggancia l'Europa, non aggancia il mondo. E l'abbiamo detto al Senato l'altro giorno, gli abbiamo chiesto a De Vincenti, che è ministro della coesione del Mezzogiorno, che non ci bastano gli annunci, dobbiamo fare presto per la Calabria, non possiamo aspettare solo la programmazione comunitaria, perché la Calabria non ha tempo di aspettare l'altra agenda comunitaria. Io ho condiviso tutta la relazione di Raffaele, che ha preso tutti i punti della discussione, anche della nostra piattaforma. Noi non siamo solo il sindacato che dice no, noi abbiamo dovuto attivare il referendum per legittima difesa, perché nel momento in cui il governo, questo governo che noi credevamo fosse un governo per i diritti e per i lavoratori, ha deciso di destrutturare ancora di più
il mercato del lavoro, introducendo il Jobs Act, incidendo fortemente sulla vita sociale del paese, è chiaro che noi dovevamo fare un qualcosa anche di inedito, perché noi non volevamo fare il referendum. Noi abbiamo chiesto al governo di evitare di portarci a questa condizione, avevamo fatto una proposta l'anno scorso per dare anche una visione di paese, per investire sui giovani, abbiamo deciso di fare una cosa inedita, di fare una proposta di legge per cambiare noi lo statuto dei lavoratori, guardare i giovani, guardare dare una nuova visione al lavoro, cercando di superare il precariato, le proprie tipiche e tutto quell'universo mondo che guarda i giovani che oggi non è garantito. E niente, non è arrivata nessuna risposta da parte del governo, anzi c'è stato un accanimento terapeutico contro i lavoratori, contro il sindacato, contro i corpi intermedi, un governo che guardava solo alle banche e alla finanza e non ha mai pensato a quello che era la carne viva del paese che soffriva la marginalità sociale. Abbiamo chiesto al governo, a De Vincenti l'altra volta, tre cose per la Calabria. Uno, di attivare immediatamente una politica di investimenti, cercando anche, perché no, di attivare una politica di rilocalizzazione. Abbiamo detto anche stamattina alla Enica, abbiamo visto quanto si investe, quando si investe sui giovani, che cosa si può produrre in Calabria, investendo sulle nuove tecnologie, sull'industria 4.0. Abbiamo chiesto che si facesse presto sull'area di Gioia Tauro per creare le condizioni perché la zona economica speciale si potesse fare. E abbiamo anche detto un'altra cosa. Noi non riusciamo ad agganciare la ripresa solo ed esclusivamente con la programmazione comunitaria. Abbiamo una grande fetta del paese che è in grande forte crisi, in grande marginalità sociale. Abbiamo chiesto un intervento sull'inclusione sociale, abbiamo chiesto che si facesse presto per creare uno strumento contro la povertà e la marginalità sociale nel mentre si attivano politiche di sviluppo, politiche di investimento. Niente, nessuna risposta da parte del governo. Evidentemente sono preoccupati alle logiche di partito, a quello che avviene nei partiti. Noi non ce la facciamo più ad aspettare e continuare a fare una politica e sostenere una politica che riesce a guardare solo alle prossime elezioni. È una politica che guarda solo ed esclusivamente al consenso elettorale. E anche in Calabria purtroppo è così. Noi abbiamo dato credito a questa giunta regionale, al punto tale che ci siamo anche impegnati nei mesi scorsi per attivare un tavolo e cercare di dare noi un contributo alla Calabria per cercare di farla uscire da una situazione ormai strutturale di difficoltà. Abbiamo detto che non si può continuare a fare la spesa della programmazione comunitaria come è stata fatta per 20 anni, perché non siamo riusciti mai a capire quanti posti di lavoro, quanto sviluppo hanno prodotto quella stagione di fondi comunitari, anzi il più delle volte sono stati preda, no, di truffe, di faccendierato e anche di pirateria industriale, se vogliamo, perché ci sono stati molti imprenditori che hanno preso i fondi europei e non hanno prodotto un solo posto di lavoro, anzi ci hanno lasciato le macerie sociali, ci hanno lasciato 27.000 lavoratori in mobilità in deroga per i quali noi ci siamo dovuti assumere la responsabilità a dicembre di firmare un accordo istituzionale per tentare di fare politiche attive del lavoro. Ma non solo, quello non è lavoro. Abbiamo fatto una cosa il 7 dicembre per cercare di dare uno sfogo a quella che è la povertà e la marginalità per questi lavoratori. Ma il governatore della Calabria però non può spacciare 13.000 tirocini formativi per posti di lavoro. Intendiamoci, il lavoro è una... Il lavoro è quello che dà diritti, che dà tutele, che dà visione, che dà la possibilità a due giovani di sposarsi e farsi una famiglia. Non si può continuare con la logica dei tirocini formativi e dei voucher, ed è per questo che noi combattiamo fortemente i voucher, perché i voucher non danno futuro, non danno certezza, creano precariato, non danno alcuna visione di quello che può essere la costruzione di un futuro per le famiglie, creano dipendenze e lavoro nero in alcuni casi, non è vero che tirano fuori il lavoro nero, e creano anche, diciamo, il dumping sociale nei confronti delle imprese che invece vogliono stare sul mercato e vogliono assumere, così come per gli appalti. Ieri è morto un altro ragazzo, aveva 37 anni, di lavoro. Non si può morire perché per campare la giornata bisogna sottomettersi allo sfruttamento al lavoro. Ecco perché i subappalti in Calabria fanno pagare il prezzo di quella catena perversa al lavoratore che diventa l'anello più debole, perché quando c'è subappalto si risparmia anche in sicurezza. Quando c'è subappalto lo sfruttamento arriva al punto che il lavoratore accetta di tutto e molte volte subappalto
no? Produce anche i voucher, perché ci sono lavoratori che quando sono in subappalto per avere lo straordinario gli pagano con i voucher quando gli va bene. Ecco perché dobbiamo stare in campo e combattere queste cose. E io credo che questa nuova stagione che abbiamo messo in campo, e ringrazio Raffaele, il dottor dirigente di questa Camera del Lavoro, perché ha dato aria, questo è un polmone per la CGIL in Calabria. Ecco perché noi dobbiamo far respirare lo spavento della Calabria, perché io sono convinto che come abbiamo fatto per il 4 dicembre, Vincenzo, consentito. Il 4 dicembre possiamo dire che il mezzogiorno per una volta è stato determinante per questo contatto elettorale? Io credo di sì. Allora io credo che anche per questa battaglia referendaria il mezzogiorno deve essere determinante. Ed è per questo che continueremo giorno dopo giorno a fare il nostro lavoro. E ringrazieremo anche la Giunta regionale. No, abbiamo chiesto ieri alla Giunta regionale di fare un consiglio regionale aperto sul lavoro. Basta parlare solo di vitalizie e di campi da golf. Iniziamo a parlare anche di lavoro. Sfidare il governo regionale con le proposte, le abbiamo fatte e sono sul tavolo, però non possiamo aspettare tanto. I tavoli non possono diventare tavoli da ping pong dove ci si rimpalla ogni volta, no, le responsabilità. E abbiamo dato anche un tempo, c'è un tempo per seminare, diceva un testo di una canzone, c'è un tempo per ragionare, ma c'è anche il tempo in cui scade l'attesa. E poi c'è solo una cosa che noi sappiamo fare bene, che è la lotta. E quindi al lavoro e alla lotta, perché sono convinto che ce la faremo. Grazie Angelo. Adesso passiamo a un altro intervento, Paucci Michele, dipendente INPS. Dipendente INPS, l'INPS paga ASL, mini ASL, disoccupazione e quant'altro, e purtroppo è un fenomeno che si è molto diffuso. La compagna Arena, che prima parlava dei call center, tra le altre cose ha detto che la Abramo SNC, che è fuori da, che dalla nostra nazione. Io sono over 60, spero quest'anno di poter passare nello spirito, se Dio vuole che i governi ancora permettono. E se i governi permettono, ma tenete presente quello che ha detto il compagno Angelo Sposato. A Longobucco c'è stata una manifestazione dove chiedevano lavoro, lavoro, lavoro. In una nazione come la nostra ci fu qualcuno, perché no, che disse: quando noi esportiamo le ditte dobbiamo esportare anche le regole. Così non è stato, perché praticamente si sono esportate le ditte e si sono importati i loro modi di lavorare. Se nel Pakistan lavorano bambini di 12, 13, 14 anni per Nike e cose del genere, la stessa cosa vogliono fare qui in Italia. Io voglio essere sintetico. Cambiamento, e mi rivolgo soprattutto ai giovani che vedo con piacere, molti giovani, cambiamento non è sinonimo di miglioramento. Tutto quello che abbiamo avuto nel passato con le lotte del 68 dei nostri padri e anche di qualcuno di noi, li stiamo, tutto ciò che abbiamo avuto come diritto, li stiamo perdendo in nome di un cambiamento. E cambiamento c'è stato, perché dalla discesa in campo di quell'imprenditore che era contro i politici di professione dopo 20 anni, 25 quasi, ce l'abbiamo ancora qua. E quando noi abbiamo manifestato con 2 milioni di persone, quell'individuo ebbe a dire: va bene, ma il resto dell'Italia è rimasto a casa. Vergogna, no? Vergogna. Noi oggi abbiamo un cosiddetto governo di centro-sinistra che sta dicendo le stesse cose che ha detto quel signore là, anzi, le ha messe in atto. Allora, cosa voglio dire? Il lavoro è vita, diceva qualcuno, e senza vita e senza lavoro c'è solo precarietà a lungo. Lo diceva John Lennon, che era uno più conosciuto di me. Come si fa ad avere lavoro quando hanno un'internazionale degli industriali? Noi cantavamo l'internazionale dei lavoratori, oggi invece abbiamo l'internazionale degli industriali, e noi dobbiamo assoggettarci a loro. Ben diceva il compagno della BNR, del Banco di Napoli. Guardate, a perdere un diritto non ci si impiega niente,
ma ad averlo ci vuole la mano di Dio, per modo di dire, nel senso ci vuole forza, rimboccarsi le maniche veramente. Io sono dell'opinione che non solo bisogna votare sì, vabbè, questo è scontato, ma bisogna lottare. Se sei grande, magari come me, fin tanto che puoi. Se sei giovane, lotta ancora di più, ma non ti fermare, perché loro aspettano solo. Noi abbiamo avuto un grande affabulatore che si chiama Matteo Renzi, che sa parlare bene, ma dice le stesse cose che diceva il suo predecessore di poco tempo prima, quello che fece un passo indietro. Ma fece un passo indietro perché lo vogliono i poteri forti. Guardate che i poteri forti esistono. Noi abbiamo avuto un presidente che faceva parte di un grande partito, di un partito dove c'era gente come Berlinguer, eppure abbiamo avuto un presidente della Repubblica che ha fatto delle cose, ha detto delle cose inenarrabili dal mio punto di vista, vergognose, dice il compagno. Riflettiamo su quello che abbiamo avuto, riflettiamo su dove andiamo. I voucher, io sono all'INPS, i voucher sono qualcosa di devastante, ma fanno parte di un piano, perché su ogni 1000 euro di stipendio lordo il 35% e più viene prelevato ai fini previdenziali e assistenziali, cioè per la pensione e per il TFR. Bene, il disegno grande è quello di fare sparire l'INPS da qui a qualche anno, sparirà in un modo o nell'altro, ci saranno i voucher, ci saranno i voucher, cioè ci sarà la distruzione, noi saremo in mano di quei pochi, come diceva il compagno, 8 persone, sentivo stato, 8 persone al mondo gestiscono la ricchezza. È impossibile che la gestiamo noi, ma io ho avuto un brutto risveglio quando un governo di cosiddetto centro-sinistra ha fatto le cose che il governo di centrodestra non era riuscito a fare, per cui lottiamo, lottate. Io adesso vado via perché non sto in salute, ho lavorato quasi 40 anni, adesso non sono più giovane, 40 anni fa eravamo giovani e lottavamo in un certo modo, adesso si può lottare. Gioventù non è che è sinonimo per forza di ragione, perché guardate che ci sono giovani anche dall'altra parte. Noi dobbiamo avere le idee che per il popolo servono a crescere. E attenzione, state bene attenti, stiamo bene attenti a quello che ci propinano nell'informazione di Stato o privata, che è la stessa cosa. Per cui votiamo sì, occhio ai voucher, e credo che c'è spazio per tutti, perché a lottare c'è spazio sempre per tutti. Buon lavoro. Gregoracci Nicola, pensionato. Va bene. Per l'ultimo intervento, vi raccomando proprio dei 7 minuti. Intanto va velocissimo. Perché minuti. Vi raccomando, rientrate tutti, perché poi passeremo la parola al segretario nazionale. Bene. Allora ringrazio il segretario provinciale Mavriti, perché l'impostazione mi pare che dia una svolta profonda, essenziale. Ringrazio i compagni intervenuti che sono stati più concreti, però mi permetto di dire bando al pessimismo, bando al piagnisteo, perché faccio il gioco dell'opportunismo e del 5 Stelle, bando alla battaglia contro le corruzioni, i funzionari che prendono 25 euro, eccetera, eccetera. È vero, il segno della verità, ma non è questa la questione. Dobbiamo dire, vogliamo questo, che cosa vogliamo? L'occupazione, benissimo. Allora, per fare la politica sindacale, per conoscere, è giusto conoscere i processi economici, non è che io li conosca e che so come, però ogni compagno deve essere cosciente, ogni lavoratore deve essere cosciente che l'occupazione al 100% non è possibile né poi né mai con questo sistema, bisogna cambiare il sistema. Ecco, ridurre la quantità di lavoro, ma un'altra cosa. E intanto di intervenire su che cosa? Noi interveniamo giustamente sulla battaglia dei rapporti di lavoro, non mi soffermo, ma quando si va sul pubblico, bando ai call center, bando ai finanziamenti regionali, non perché sono elementi clientelari,
di divisione tra i giovani, di divisione tra i lavoratori, di asservimento, di raccolta del voto, di umiliazione dei giovani. Smetterla, non dare potere ai sindaci perché la maggior parte sono raccoglitori di voti per portare con i più grandi, con le bersaglie del lavoratore, le bersaglie della CGL. Smettiamo con queste cose, con un caro per il lavoro sì, i giovani devono lavorare per preoccupazione. Negli anni 50 c'era l'occupazione delle terre per esempio, ma negli anni 50 c'erano anche i cantieri di lavoro che hanno gestito dal pubblico, non dal privato sfruttatore, non dal privato che è un servo di un sindaco che non fa i voti. Allora bisogna fare la battaglia sulla regione, sui finanziamenti regionali, questo è necessario da un altro punto di vista. Il compagno Maurizio diceva le infrastrutture, però questo si parla dell'aeroporto, delle strade eccetera, giustissimo, però so bene che da qualche anno si parla ed è una devianza dal discorso reale, si parla tanto per parlare, perché ognuno che parla delle cose dell'aeroporto parla di cose grandi. No, andiamo a vedere invece i finanziamenti giorno per giorno, rompere il muso ai sindaci che sono sempre della regione, sempre dei funzionari, per gettare sotto il vento, per fare mazzette, per fare opere del tutto inutili per le popolazioni, per gli abitanti, per il territorio, per l'occupazione. È su questo che bisogna intervenire e chiedere che cosa. Dico una cosa soltanto per quanto riguarda i giovani, occupazione in via provvisoria. Bene, d'accordo, non il call center, il computer sì, perché per esempio per la città di Calanzaro sono 1000 archivi disordinati. Se si mettono 1000 giovani a ricostruire gli archivi, a informatizzarli, è un grande lavoro, lavoro utilissimo, lavoro di cultura, lavoro di formazione per un domani, questo sì, a chiedere l'elemosina, rendere i giovani elemosinanti, anche con il consenso di funzionare della CGL, del partito, quello che sia, questo è gravissimo. Ecco, richiedere quel lavoro utile per le popolazioni. Che cosa chiedere? Sì, c'è la questione fondamentale dell'agricoltura, non c'è un'organizzazione contadina seria, vale in questa direzione. Ma perché l'agricoltura? Intanto come sicurezza alimentare in caso di crisi, perché nessuno deve morire di fame andare a chiedere per le mostre. Ecco, e poi giustamente per l'avanzamento, c'è la questione delle acque, dell'ambiente, ma in termini di progetti seri, strutturali, di investimenti seri. La questione degli appalti, giustissima la normativa, è una cosa, migliaia di giovani che crescono, metterli a disposizione degli enti pubblici per controllare giorno per giorno gli appalti, così si smetterebbe sostanzialmente la corruzione, perché bisogna controllare la qualità di esecuzione del lavoro. Però io so benissimo che la singola persona, l'ingegnere che lo sia, non può controllare tutti i giorni, sono facili gli sgarri, ma gli strumenti di oggi, mettere gli ispettori, i controllori del lavoro, verificare, c'erano 7 cani, questi cani erano di un mafioso per esempio, qua c'erano 10 operai, non 7 da assicurare all'indice, questo credo che sarebbe possibile, insomma. In ogni caso, trovare lavori, istigare i giovani, gli studenti, lavorarci per dire vogliamo lavoro, ma lavoro utile, non l'elemosina. Bene, quello che bisogna fare, le strutture, quello che sia, vedi con la tattica di BNP, cioè la battaglia del giornale già. Che cos'è? Ho detto già due parole, perché un francese non si aspettava la battaglia campale dei guerriglieri. Pezzo per pezzo smontò tutti i cannoni, tutte le armi, le portatori si devono ricomporre, non era pronto, viene la battaglia finale. Questa è un'indicazione di lavoro. Chiedere, non per forza l'autostrada che non viene mai, ma quelle strutture che servono per il lavoro. Grazie per l'avversario. Grazie a tutti. Allora, l'ultimo intervento, Giovanni Amendola della FLAI. Buonasera a tutti, sarò pochissimo, sarò per sì. Sarò per tutti quanti. E bene, ci abbiamo segnato nelle nostre mani un'altra occasione, perché CGL abbiamo fatto tantissime firme e come CGL diamo nelle mani dell'elettorato la possibilità di cambiare le cose, oggi più che mai, in Italia che ha bisogno di lavoro, che abbiamo fame di lavoro, specie la nostra terra dove siamo abituati a avere le parti che vanno via i giorni senza lavoro, e per lavoro non si deve intendere il voucher, il ticket, perché i ticket secondo me si devono vendere nei cinema, la gente, i giovani hanno bisogno di contratto, perché il contratto è quello strumento che dà la vera dignità al lavoro e al lavoratore e ai giovani, e quindi secondo me ci dobbiamo mobilitare tutti quanti,
deve essere comunque uno sforzo sempre di più a cercare di cambiare, di andare avanti, di abbattere queste riforme che sono state devastanti per il nostro paese. Il Job Act che cosa ha fatto? Ha cercato di destabilizzare quel potere, quell'equilibrio che si era creato tra i datori di lavoro e i lavoratori, perché dove comunque il datore di lavoro era già forte di suo e la parte debole era il lavoratore, il Job Act ha reso più debole il lavoratore a discapito del futuro, a discapito di potersi creare una famiglia, a discapito di potersi fare un mutuo per farsi una casa e per fare una vita decorosa e dignitosa. Io dico che con due sì possiamo cambiare e con due sì ci sarà un altro Italia sicuramente. Grazie. Con piacere per l'intervento finale del segretario nazionale Colla. Diamo la parola al nostro segretario Vincenzo Colla della CGIL nazionale. Ma intanto ringrazio voi per l'invito, il dirigente e Angelo per anche le sue valutazioni che vi ha consegnato. Poi spero di non deludere Raffaele dopo le parole che ha detto su di me, e lo abbraccio anche perché con lui abbiamo gestito anche passaggi importanti nella vita della nostra organizzazione. Lo ringrazio ancora per l'invito a essere qui. E ovviamente prima di tutto però ho sentito delle belle parole di testimonianza dei nostri delegati e delegate, che sono la cosa anche più bella di un vissuto, di una realtà, le loro passioni, le loro emozioni. Ma voglio anche intrecciare con la relazione di Raffaele. Ma intanto qui io direi un tratto. Sto girando molte città e vedo un popolo, la nostra gente, la gente che si sta avvicinando a noi, una grande novità, un popolo che vuole cambiare questo paese. Vuole rottamare quelle assurde leggi contro il lavoro e i lavoratori e vuole uno Stato di diritto. Oggi qui c'è una CGIL, i suoi delegati, un popolo, guardate, indispensabile non solo per storia e per la responsabilità di chi oggi deve gestire quella storia, ma la storia di questa organizzazione è sempre stata una storia di partecipazione, di democrazia per il nostro paese e le nostre città. E voglio anche consegnarvi un tratto: abbiamo una CGIL molto unita, una CGIL unita tra di noi, con la nostra gente, con i lavoratori, i pensionati. Lo dico perché in questo percorso così importante che ci porterà a girare tutto il paese, a contattare milioni di persone, noi non solo resteremo uniti, ma consegneremo il fatto che non faremo mai la fotocopia di una politica che si divide come se fosse un fatto ordinario in un momento così delicato del paese. Penso che quella non sia una fotografia all'altezza rispetto al bisogno che abbiamo, e anche perché, lo dico, siccome la politica è importante in questo paese, la CGIL non è mai populista, sa l'importanza della politica. E una sinistra quando si frammenta non fa una politica, ma fa una marginalità politica. E la CGIL ovviamente resta autonoma, guarderà il merito proposto che ci verrà consegnato, ma ovviamente non è che metteremo la nostra bandiera su uno o sull'altro, ma cercheremo di unificare sempre quel tratto politico e ovviamente continueremo nella nostra strada. Ora lo scenario. Proviamo a ragionare insieme anche la collocazione della proposta della CGIL, proprio dargli anche un contenuto, uno scenario, il perché l'abbiamo fatto, il come abbiamo ragionato, sempre tenendo insieme il generale col particolare, perché altrimenti fare un esercizio teorico senza pensare all'esigenza immediata della risposta è sempre tra tradizionale innovazione, tra conservazione e progresso, il nostro paese ha bisogno di fare questa discussione. Primo punto, guardate che la chiamano crisi,
ma noi pensiamo, io penso che in realtà ormai siamo di fronte a un modello economico e di produzione che crea la crisi. Quindi questo connotato, anche perché se guardate dentro questo modello non è che tutti sono in crisi, quindi c'è un modello che crea quell'autoavvitamento continuo, una polarizzazione che non ha precedenti nella storia contemporanea del nostro paese, una polarizzazione che crea una disuguaglianza senza precedenti, tanti esclusi, e per la prima volta nella storia del nostro paese una povertà anche se si lavora. Non è mai successo nella storia del nostro paese come eravamo fatti, i nostri padri, i nostri nonni, la fatica c'è sempre stata sul lavoro, però quando lavoravi avevi una speranza nel futuro, sapevi che c'era una condizione, i tuoi figli li potevi far studiare. Adesso il lavoro ti mette nella povertà, ti toglie il respiro e non hai la concezione del tuo futuro. Quanto di più gracile per la tenuta della coesione sociale. E dentro questo scenario, se ci pensate, un'ingiustizia insopportabile che arriva nei territori, nei luoghi di lavoro, nelle città, quella disuguaglianza insieme a quella ingiustizia crea poi quella rabbia che si sfoga anche sulla politica. E come non vedere, e lo dico con nettezza anche nelle nostre valutazioni, siamo di fronte a un vuoto della politica, la politica è sotto ed è un bel problema, perché noi abbiamo soggetti che ovviamente si muovono nel paese, in Europa, nel mondo, poi vi farò alcuni esempi, e si muovono a prescindere dalla forza della democrazia, e quando è sotto la politica abbiamo un problema che si chiama democrazia, perché se i soggetti economici fanno senza le regole, si muovono rispetto ai paesi, decidono, spostano, fanno e hanno una concentrazione di ricchezza mai vista, il tema si chiama democrazia, non è solo il nostro paese, è anche in Europa. E soggetti finanziari digitali scavalcanti delle regole democratiche del paese. Vi faccio un esempio: siccome abbiamo tutti il telefonino, che questo Winchester ormai, se io prendo Apple, Facebook, Amazon e Google, quindi soggetti che questi quattro soggetti fanno il prodotto interno lordo, il fatturato e il prodotto interno lordo del nostro paese, con un problema. E loro lo fanno con 2 milioni di persone, noi lo facciamo con 11 milioni di persone, lavoratori diretti. Quindi quella tecnologia sta creando un problema sul lavoro senza precedenti nella nostra storia. Una concentrazione di ricchezza su questi soggetti, una concentrazione di lavoro su questi soggetti, ma meno lavoro in ogni luogo. E di fronte a questo scenario, se ci pensate, perché poi questi sembrano tutti filantropi, però vi faccio anche questo esempio: l'ultima multa che ha preso Apple nel cuore dell'Europa, ha preso una multa non tanto data dalla politica ma da un'authority di 13 miliardi. E sapete perché ha preso una multa di 13 miliardi, che tra l'altro rappresenta un terzo di quanto doveva pagare? Ha preso una multa di 13 miliardi e ha pagato la tassazione all'1%. La gente che lavora la tassazione la paga al 30%, ed era in Irlanda, nel cuore dell'Europa. Provate a immaginare, 13 miliardi è una finanziaria del nostro paese, perché c'è anche un'ingiustizia nella redistribuzione per gli investimenti, e se io non ho quelle risorse, il pubblico, la politica non è in grado di regolare lì, è evidente che poi nei nostri territori ci lasciano le briciole. E in questo scenario una polarizzazione che non ha precedenti, e una polarizzazione, una ricchezza prodotta che è la più alta innovazione nella storia del nostro paese. Nel frattempo non dimentichiamo che nel nostro paese abbiamo perso il 20% del manifatturiero. Noi siamo un paese ovviamente industriale, manifatturiero, se perdiamo quell'identità perdiamo tutto. E poi il problema che abbiamo in queste terre. Ed è evidente che quando io ho un autoavvitamento così, perdere il 20% di manifatturiero vuol dire che io mi sto impoverendo, con il rischio di avere un'operazione che è come se un paese diventasse una grande bolla di terziario povero,
fuori dall'innovazione, dove lì c'è uno scontro tra lavoratori poveri che pur di lavorare se le danno, perché pur di prendere, giustifico anche il voucher quando sono lì, perché quando non ho niente e faccio lo scontro anche per dire che mi va bene il voucher, perché mi scontro tra lavoratori, ma guardate che quando sono lì, quell'autoavvitamento, c'è sempre qualcuno che costerà meno, perché ci sarà anche quello del Bangladesh, con tutto il rispetto del Bangladesh, oppure, così come la compagna delegata parla dei consenti, i consenti noi li vogliamo, tra l'altro quello è il digitale tailoristico, ma il problema è che tu non puoi lavorare in una condizione dove fai appalti al massimo ribasso e scarichi tutto sul costo del lavoro, perché quell'autovitamento arriva al punto che poi è sempre più conveniente andare in Albania o in Romania, ma se io faccio uno scontro sempre tra lavoratori, alla fine quella concentrazione non cambia, la politica è debole, la politica non rappresenta più, e se non rappresenta più la politica, anche i soggetti collettivi di rappresentanza ci vanno in mezzo. Questa è la nostra discussione del perché abbiamo posizionato la CGIL, e ovviamente siamo di fronte, la potrei dire così, siccome non svaluto più la moneta, svaluto il lavoro, svaluto i diritti, svaluto il costo del lavoro. E in questa situazione siamo dentro a uno scontro tra difendere la dignità costituzionale, perché questo è lo scontro, o vincono loro, modifichiamo quello scenario. Poi dirò sullo scontro costituzionale. E dentro questo scontro tra poveri ed esclusi, noi la pensiamo così, guardate se ci pensate, vi faccio un esempio, tra l'altro in quel modello, per anche quello che succede nel mondo, adesso è molto di moda discutere di questo Trump, a me sembra un po', speriamo vada tutto bene, ma quel soggetto lì, se ci pensate, quelli che hanno gestito il liberismo adesso gestiscono anche il protezionismo, sono sempre gli stessi. E tra l'altro in un protezionismo questo fa un governo che è fatto da miliardari e generali votato da poveri lavoratori. Perché succede questo? Eppure lì lo scontro c'è stato, perché non è vero che non è, sono i gatti, sono tutti uguali, sono tutti bici. Lì tra la mediazione tra la Clinton e Sander c'è stato uno spostamento, perché lì la Clinton andava a dire di continuare con la sanità pubblica, andava a dire che i redditi tassati fino a 100.000 euro tramutati in dollari venivano tassati al 50%, andava a dividere, lo dico il compagno che arriva da San Paolo, le banche tra banche di risparmio e banche commerciali, quei titoli tossici che hanno invaso anche la povera gente, sono nati lì. E lì si era deciso di dividere, ma soprattutto c'era un'idea, ma perché perde? Perché la sinistra è vista in adattamento in quel modello, è parte di quel modello e non in alternativa rispetto a quel modello. Questo è lo scontro che abbiamo in atto. È una radicalità, una nettezza, è una politica. Lì la moderazione non regge più, altrimenti vanno dall'autentico populismo di destra, populismo di qua, ma col populismo non si governano i processi, l'innovazione nemmeno la complessità. Ecco perché la CGIL vuole aprire la discussione sul lavoro, perché solo una discussione seria di come si crea lavoro. Non è sufficiente dire lavoro, come creiamo lavoro? E la Carta dei diritti universali impegna una discussione sul come creare lavoro. Questo è il tratto di una discussione, ma potrei, e poi scendo, arrivo all'Europa per poi arrivare all'Italia. Guardate che fra un po' abbiamo elezioni importantissime, se in Francia vince la Le Pen non c'è più l'Europa, ma c'è il nazionalismo, e se io metto insieme nazionalismo e protezionismo, guardate che il nostro paese è tritato. Perché di fronte al protezionismo e nazionalismo, essendo noi esportatori e non avendo materia prima, ci spezzano. E quindi se va avanti quella politica che nel passato ha portato a delle cose non belle, guardate che è un problema di politica economica, che quello che abbiamo visto oggi, molto probabilmente, è agli inizi. E questa è la discussione che noi vogliamo consegnare alla politica. Ma questa non è una discussione per la prossima campagna elettorale, è un pensiero di come io sono in grado di far reggere questo paese. In quella operazione
Ovviamente il lavoro non più, se ci pensate, non ha più un ruolo pubblico, costituzionale. Non c'è più il lavoro e quanto di più ancoraggio pubblico costituzionale. Cosa sta diventando il lavoro? Sta diventando un lavoro a contratto commerciale. Non c'è più la persona, c'è solo l'acquisto della prestazione, quindi non c'è più il soggetto con i suoi sentimenti, i suoi bisogni, le sue aspirazioni, le sue conflittualità. Se io ti compro solo la prestazione e ci faccio il prezzo, vado in tabaccheria con questi voucher, ma domani saranno troppo cari anche quelli lì, se non c'è più il soggetto. E in questa operazione ovviamente lo scontro. Se il soggetto non esiste più, il tema della democrazia, del diritto che non c'è, e abbiamo bisogno di ripristinare la democrazia sulla redistribuzione, perché qui tutti vogliono produrre e vendere, ma se non c'è lavoro, tutto questo produrre e vendere, ma chi lo compra? E in più c'è un altro tema, delle due l'una. Se ho una polarizzazione così, o faccio la redistribuzione della ricchezza che arriva ai sindaci per investire, che arriva nei territori, o redistribuisco il lavoro che c'è, non c'è niente da fare, o io faccio una redistribuzione, o altrimenti quel modello il lavoro lo polarizza, lo butta fuori con l'innovazione e lo concentra su una polarizzazione economica. Se questa è la valutazione che noi abbiamo fatto. E ovviamente ci sono tre aree storiche su cui tu hai bisogno di fare la redistribuzione, che sono attuali. La redistribuzione per storia anche del nostro paese, ci sono tre grandi aree: il fisco, per via fiscale, c'è l'altra che è il welfare, quindi il tema che diceva Angelo di dare una risposta alla povertà, quello si chiama welfare, che vuol dire redistribuire una ricchezza che lo do per far reggere le società. Ed è un tema che si pone in tutta Europa, non riusciamo a farlo capire in Italia. Terzo, la contrattazione. Guardate che la nostra storia, la democrazia di questo paese, ha una storia contrattuale. Lo statuto dei lavoratori non è nato dentro il Parlamento, è nato con le lotte anche in questi territori di uno scontro dal basso per la democrazia. E la contrattazione, guardate, provate a immaginare se non avessimo fatto come CGIL quella gestione encomiabile. Io voglio ringraziare i nostri delegati e i sindacalisti in prima linea che hanno gestito dal 2008 ogni anno quasi 1 miliardo di ore di cassa integrazione in questo paese, ma per tenere attaccati i lavoratori e l'impresa abbiamo fatto un miracolo che non ci viene nemmeno riconosciuto. E lì c'era sempre la firma di un sindacalista della CGIL, una tenuta di coesione sociale, ma quella contrattazione non regge più di fronte all'innovazione. E dentro questo scenario abbiamo uno scontro di consenso, e il posizionamento della CGIL e il nostro paese. Guardate però che la fase si è riaperta, non si è chiusa, perché quello scontro di consenso in atto tra una cultura economica e sociale l'abbiamo visto il 4 di dicembre. Ha ragione Angelo, poi dirò sul meridione, ma quello è uno scontro vero. Non si è scherzato lì. Se ci proviamo a analizzare quello scontro, che tra l'altro ha portato anche le dimissioni di qualcuno, quindi non una banalità, e quel racconto lì non ritorna più come prima, ma cosa c'è stato secondo me? Cos'è che ha perso? Ha perso lo scontro sulla disintermediazione. Chi pensava di accentrare, prendo il potere e ci penso io, quando voterete fra 5 anni ci penseremo, e dentro quella complessità, se tu non fai partecipare i corpi intermedi, le rappresentanze, i popoli dal basso, quella complessità, i territori, non la risolvi accentrando i poteri. Quella operazione è stata sconfitta, perché lì la disintermediazione è stata sconfitta. E l'altro punto, come non vedere un altro passaggio? Cos'è successo in quel voto? Chi è che ha votato no? E con tutto il rispetto di chi ha votato sì, una parte anche di nostra gente, ci mancherebbe, noi qui quando si vota non ce ne sono nemici. Ma chi è che ha votato no? Il Meridione ha dato un contributo al no senza precedenti.
questo contributo no, ma non voglio fare l'analisi io che la sapete fare più di voi. A me sembra, guardandolo con le mie lenti, che è finita la discussione, che tu vieni qui e gli dici il ponte di Messina, perché quel popolo vuole partecipare alla complessità, ha un'idea di futuro, e c'è un popolo che ha una dignità, basta andarlo a prendere quel popolo, e quella dignità la prendi dal basso verso l'alto, non è che vai lì e gli dici le balle, è finita quella storia. Secondo, molti lavoratori hanno votato no, e lì, permettetemi, c'è dentro lo scontro democratico della CGIL, perché aver fatto migliaia di assemblee nei luoghi di lavoro sulla carta dei diritti universali, aver raccolto le firme, vuol dire aver parlato con milioni di persone in questo paese, non se ne stavano accorgendo, ma noi la democrazia nelle periferie c'eravamo. Ora veniamo a noi e al ruolo della CGIL, ho finito. Io perché vi ho detto che la fase si è aperta e non si è chiusa? Guardate che questa organizzazione ha fatto, perché poi non ce ne accorgiamo, ma ha fatto un'operazione democratica che non ha precedenti nella storia. Aver raccolto 1.300.000 firme certificate, guardate, non sono state nemmeno raccolte tante firme quando c'è stato il referendum dell'acqua. Nessuno è stato in grado di raccogliere. E per fare una legge di iniziativa popolare servivano soltanto 50.000 firme. Perché ne abbiamo raccolte così tante? Perché siamo andati al Parlamento a dirgli guardate, riaprite la discussione sul lavoro, perché il problema sta lì. E vede che tutti i gruppi parlamentari hanno detto incardiniamo la Carta dei diritti universali nel Parlamento, che verrà incardinata nei prossimi giorni, un fatto positivo e inedito. Mai nessuna legge di iniziativa popolare veniva discussa in Parlamento. La nostra sarà discussa. E sapete qual è stato il grimaldello? Lo scontro di consenso. Perché capiscono solo il consenso metrico, non tanto l'idea e il pensiero del lavoro. Quello scontro di consenso ha riaperto la fase. E in quell'operazione, per quanto ci riguarda in quella carta, guardate un'idea alternativa di modello. Non c'è solo il lavoro in quella carta, c'è anche un'idea di diritto di cittadinanza, perché le due cose devono stare insieme. E in quell'operazione abbiamo detto che la carta sarà supportata da 3 referendum. Perché abbiamo deciso di fare 3 referendum? E perché una legge di iniziativa popolare? Nella storia della CGIL mai avevamo proposte di referendum. Abbiamo sostenuto alcune, mai proposte direttamente. Non è che siamo diventati referendari, Perché se vogliono fare le leggi per modificare quei 3 referendum, va benissimo, gli facciamo l'applauso, perché noi vogliamo cambiare le condizioni dei lavoratori, quindi se cambiano le leggi va benissimo, ma se non me le cambi io mi arrabbio ancora di più. E in quell'operazione perché 3 referendum? Perché sapevamo che quel Parlamento non aveva le condizioni per fare una discussione all'altezza se non facevi una forzatura democratica. E che molto probabilmente una legge di iniziativa popolare, avevamo il timore che non l'avrebbero presa in mano, e noi non potevamo raccogliere 1 milione di firme e essere ininfluenti. E quindi abbiamo depositato 3 referendum che parlavano di lavoro e parlavano di inclusività, di un'idea di lavoro. Ci hanno bocciato l'articolo 18, noi abbiamo grande rispetto della Corte Costituzionale. Ci mancherebbe se ci mettiamo a dare alla Corte Costituzionale democrazia per l'eccellenza. Ma guardate che non ci fermeremo, perché a parità di condizione sul luogo di lavoro noi andremo avanti, faremo le cause, faremo la contrattazione, ma non è possibile che in un paese viene licenziato un lavoratore e gli si dice chi ha rubato. Se veramente ha rubato deve andare a casa, ma provate a immaginare se quel lavoratore non ha rubato, chi lo decide? L'imprenditore? Il sindacalista? No! In uno Stato di diritto lo decide il magistrato, e se quello non ha rubato deve poter tornare nel luogo di lavoro a testa alta dai suoi compagni di lavoro, perché questo si chiama Stato di diritto. E per quanto ci riguarda, perché abbiamo deciso quest'idea, io la chiamerei quasi la degiobizzazione del paese, i voucher. Guardate, i voucher non è solo il problema di andare in tabaccheria a prenderli, che è già questo, quindi totalmente non c'è nessuno in Europa che ha uno strumento così. Tutti in Europa, anche là dove ci sono i mini jobs in Germania, hanno un legame contrattuale,
non c'è nessuno che utilizza uno strumento così disintermediato, fuori controllo, in un rapporto diretto impresa-lavoratore. Ti prendo e ti lascio come un elastico, te ne do uno e il resto lavoro in nero. Sapete come sono nati i voucher? Con Sacconi che andava a dire, insieme a Ichino, che faranno il comitato per il no, benissimo, e in quell'operazione andavano a dire: perché i voucher? Perché così nei vigneti piemontesi e veneti non fanno più il nero, e anche al meridione non fanno più il nero. Nei vigneti veneti e piemontesi, quelli a tempo determinato, sono fatti tutti i voucher, questa è statistica. Nel meridione non mi sembra che sia scomparso il nero. Sono strumenti incredibili, ma c'è un altro punto, che è un'idea di paese. Guardate, lo dico ai più giovani, ai meno giovani, ai pensionati: se passa la logica che c'è un lavoro senza contribuzione, senza tassazione, guardate che salta il modello di redistribuzione del welfare. Perché se continuiamo a avere lavoro che non ha il pagamento dei contributi, non sono più in grado in prospettiva di pagare le pensioni, la sanità, la scuola, la tenuta pubblica, il sindaco che deve avere le risorse. E se poi in più ci metto anche gli sgravi aziendali nei luoghi di lavoro, questi molti al nord, questi due pezzi di soldi pubblici che li do solo ad alcuni non fanno reggere il sistema. Perché il tema della tenuta universale dentro questa complessità e di pari diritti sulla tenuta della dignità del lavoro, solo il pubblico può fare questa redistribuzione. Se io la concentro così, continua l'autoavvitamento. E, per quanto ci riguarda, come non vedere che quella politica è stato un fallimento? Ma questo Jobs, il tema, guardate, non è Renzi, forse un soggetto, ma è quella cultura incredibile. Io col Jobs Act ho dato via 20 miliardi di soldi pubblici, 20 di sgravi lineari a tutti. E cosa è successo? Guardate, analizziamo bene cosa è successo. 20 miliardi di soldi pubblici, e siccome i soldi pubblici, i lavoratori pensionati pagano l'80% delle tasse, se permettete, abbiamo il diritto di dire la nostra. E in quell'operazione a chi sono andati quei soldi? La stragrande maggioranza assunzioni al nord di imprese che stanno sui mercati esteri, che le avrebbero fatto lo stesso e non gli ha cambiato la vita con quei soldi. L'altro pezzo è chi è andato? Io ho un'impresa di 10 dipendenti, 4 a tempo determinato, li tramuti in jobs, tanto poi li posso sempre licenziare, ho sul tavolo 100.000 euro di soldi pubblici, mi prendo un appartamento, perché se non ho le commesse non funziona, perché non c'è un atto di produttività in più e sono sempre 10 dipendenti. Ma allora, a quell'imprenditore se assumi e fai 11, ma lì dagli gli sgravi, perché c'è un lavoratore in più, se acquisti un capannone, se fai ricerca, se acquisti una macchina, perché lì dietro c'è lavoro, lì dagli gli sgravi, ma non lineari così. Il merito lì non c'era più, e dai soldi anche ai farabutti, quelli che non pagano le tasse, che stanno alla legalità, quelli sono soldi pubblici. Una politica lineare è una politica che va a sbattere. Ed è per questo che noi, per quanto ci riguarda, abbiamo posto il tema anche degli appalti. L'altro referendum, e guardate, si parla molto di voucher, ma sugli appalti stiamo parlando di milioni di persone. Nord, sud, centro, ormai secondo me sta diventando un problema di civiltà del lavoro sugli appalti. Perché siccome non svaluto più la moneta, lì vado a piedi lista, arrivo tutto lì. È come una discarica, ma in quella discarica ci sono i lavoratori oggi e sono in una situazione incredibile. Tra l'altro tutti i temi della moralità, della legalità, non c'è un grande appalto dove non succede qualcosa, ma non possiamo essere un paese così. E su quegli appalti, oltre che il tema della moralità e della legalità, c'è un problema. Guardate che noi col governo unitariamente avevamo fatto la mediazione, e sul codice unico degli appalti col ministro Del Rio noi avevamo fatto la mediazione. Poi arriva il Consiglio dei Ministri
all'ultimo metro cosa succede? Che fino a un milione di euro, gli appalti fino a un milione di euro, scompare il vincolo della clausola sociale, che vuol dire in gergo applicare i contratti di lavoro, non che ognuno fa quello che vuole, applichi i contratti, e non c'era più il massimo ribasso, ma l'offerta economicamente più vantaggiosa, che vuol dire che se uno più bravo non vince col costo del lavoro, ma vince perché è bravo. E se io tolgo questi due pezzi fino a un milione di euro, il milione di euro è l'80% degli appalti pubblici in questo paese, e lì dietro ci sono le persone. E tu, se mi fai questa cosa qui, fai saltare il modello di sistema di sviluppo di questo paese. E perché diciamo responsabilità solidale nel nostro quesito? Perché se io sono un grande gruppo, un imprenditore, se io do l'appalto a lui, non è che ti do l'appalto e poi pensaci tu, non mi importa come paghi i lavoratori, come lavori e quant'altro, perché dietro quell'appalto c'è della gente che poi, quando vuol dire l'impresa chiude, i lavoratori non prendono più una lira, oppure faccio il cambio di appalto e li licenzio, succede di tutto. E no, non può essere così. Soggetti pubblici che utilizzano i soldi in questo modo, noi non siamo d'accordo, ed è per questo che abbiamo posizionato questo impianto. E per quanto ci riguarda, guardate che non è un tecnicismo qui, e qui in questa città, che ho finito, questa bella città in questo sud, chiediamo al governo di darci la data al voto, perché non si scherza con la democrazia. Il problema, tanto noi il nostro lavoro lo stiamo facendo lo stesso, ma dateci la data. Non vorrei che si facesse un tatticismo, che mi dai la data all'ultimo secondo e mi fai votare il primo secondo, stringendo, perché così c'è una CGIL che non ha il tempo. Ma se fai così il tattico, prima o poi ti conosco mascherina e siamo sempre lì, ci vuole una dignità politica. E se io discuto di lavoro, fammi discutere di lavoro in questo paese, perché quei referendum non sono più solo della CGIL, li abbiamo consegnati al paese, al Parlamento, alla gente, alle istituzioni, a chi la pensa in modo diverso da voi. E in più unifica le date con le amministrative, fai un'unica data. Ma perché vuoi spendere 300 milioni in più per anticipare la data? Dai quei soldi ai terremotati che ne hanno bisogno, alle difficoltà delle persone povere, al salario per i poveri. E in questa operazione, diciamo, per quanto ci riguarda, e lo dico a voi, e lo dico con affetto, guardate, ora dare una risposta al diritto di lavoro, in questa cosa si anticipa la rabbia sociale, si ripristina la voglia di partecipare. Noi non vogliamo un popolo non ascoltato, che non partecipa più alla vita politica, democratica, istituzionale. Una cesura così non va bene. Ora prendiamoci un impegno qui, portiamo tanta gente a votare sì per un'altra Italia, dobbiamo convincere chi è indeciso, lavoratori, parenti, amici, chi la pensa anche in modo diverso da noi. È un fatto di grande democrazia. Stavolta il voto conta, conta questo voto, perché la fase si è aperta, discutere lì il voto conta. Facciamo ritornare i lavoratori sul palco di questo teatro, non lasciamoli nei loggioni. Questo è un voto che fa ritornare i lavoratori al centro dell'attenzione. Riconquistiamo il diritto al lavoro e faremo votare 26 milioni di persone, perché con voi, senza di voi non ce la facciamo, ma con voi noi ce la facciamo, perché chi pensa di pensare che non si supera il cuore ha sbagliato tutto. Noi ce la faremo, e sono sicuro che con voi questa partita la vinceremo. Grazie.